due, tre! Venite anche voi, per piacere! Allora, tre. E che cazzo mi dà? No, non si può, non si può. Però scusa piccolo, ma noi adesso facciamo 10 minuti così di goliardia dei bei tempi medievali, quindi voleranno delle parolerine inevitabili, signore? Sì, delle parole un po', come dire, un po' sopra le righe. Volgarette, ecco, diciamo. Sì, delle parole anche volgari. Anche volgarone, proprio parole al limite dell'incredibile. Parole tipo, che so, Emilio Fede. Ah! No, poi esagerato. Sì, no, dopo la signora c'è il peacemaker, li scialta. Vabbè, usiamo dei sinonimi, non diremo mai Emilio Fede. Lei, dica un sinonimo. Anzi, non lo dica, no, lei che si è girato. Anzi, pensi un sinonimo di Emilio Fede. No, però manca il campo. Quello è il datore di lavoro. Quello non è un sinonimo. Ce l'ho, è arrivato. Coglione, ecco, no. La mamma spiega al bimbo che la parola in sé non è volgare, al contrario. Dipende dal contesto che viene utilizzato. Può avere altri significati, fagli un esempio. Esempio, si dice coglione di una persona intelligente, di uno che coglie le cose del volo, ecco. Quello! Oppure si dice di un uomo che gli piacciono le donne, che gli vanno bene tutte purché respiri uno che dove coglie. Ecco, capito? Quello è un coglione. Ma si dice anche dell'incrocio genetico, del coyote, del leone, li mette insieme e... Ecco, questo è un coglione. Grazie, no? Credo che sia un commissario. Lui delle battute populiste, secondo me ha votato anche Grillo. Comunque, adesso vi facciamo vedere, facciamo un po' di, come si dice, di questi 10 minuti di goliardia tre scemi. Vi insegniamo come si ballava ai nostri tempi, d'accordo? Il club medievale, Allora, adesso voi ascoltate questa canzone che noi facciamo e poi la ripetete tutte assieme. Assieme, ok? Scatta sta foto. Vai. Fatta. Vai, fai anche questa. Vai, fai marzo. Fai aprile. Aprile. No, vabbè. Il bacio a te. Hai visto? Allora, mi raccomando, tutti assieme, Ora facciamo la canzone, guardate bene e poi lo ripetete. Sei pronto? Oh, 5, 6, 7, 8. Oh, che diletto, mi compri il petto, mentre io mi divagheggio. Vorrei che tocchi a me, ma io ti sto a vedere, quel di che io non ti veggio per gran dolore. Mi manca il cor, se non vuoi darmi due affari, io ti becco mio bel sol. Insieme 5, 6, 7, 8. Oh, che diletto, mi compri il petto. Mettiti il bagaglio, il silenzio, poi io vorrei. Perché non balli? E io avrei ballato, ma loro non stavano ballando. Come non ballano? Non avete capito? Scusate. Non ci siamo spiegati bene, cioè 5, 6, 7, 8 vuol dire pronti via, capito? Ah, quindi non avevate capito. Adesso si balla tutti assieme, Allora, mi raccomando, Mano al gonnellino. Mano al gonnellino. Piede destro avanti. Piede destro avanti. 5, 6, 7, 8. Oh, che diletto, Mingo. Andate a cagare. C'è un problema di comunicazione. Di comunicazione. Perché lei non balla? C'ha la sciatica? No, questa è una scusa. La signora conosce solo le parole. Non conosce le parole. Ma lei deve ballare, mica cantare, signora. Secondo me sai che cosa? Quella dietro non ci hanno visto bene, perché lo copri, tu con i tatuaggi copri quello dietro. Ho capito, non ci vedono. E quindi come facciamo? E quindi serve la mia invenzione. E poi serve? Per farsi vedere meglio, eccola qua, il vederino. Vedi, signora, conosce anche lei. Per me non funziona, non si vede niente. Infatti serve per farsi vedere. Ah, di qua. Bello, non si vede uguale. Ho detto serve per farsi vedere meglio. Sono qua. Ma non vedi che c'ha le cinghie, che va messo sotto i piedi? Scusate. Sotto i piedi. No, allora scegli proprio. Sono qua. Scegli proprio, mi vedi. Dai, anche te. Ah, come il tacco alto di una donna. Esatto. Aspetta, va là. Aspetta, fallo! Dimmi, bacio! Ma mettici il tacco alto, è presente quel come si chiama, quel proverbio medievale che recita che l'abito non fa il monaco? Certo, l'ho scritto io. Però il tacco alto ti fa un po' donna dentro. Dai, va là! Vado a prendere l'altro. Vai, il tempo di appoggiarmi più una... Oh, 5 minuti. Ma Paggio, ma cosa stai facendo? Torna al mio posto. Ma hai fatto fare male a schiena? Oh, è passato, Se hai dei problemi di schiena è ottimo. Aspetta che me lo metto, Arrivo, me lo infilo,
selvaggio. Smettila di essere razionale, non devi pensarci troppo. Agisci quelli che ragioni, la logica. Bibi, seguite questo insegnamento. Io cerco di affrontare i problemi con troppa cerebralità, troppo cervello. Ci vuole più intuito. Sì. Più cuore. Sì. Più anima. Sì. Più rock. Fa. Troppo rock. Un po' più delicato. Facciamo un po' più progression per voi anni 70. Ho capito, signori, che qui per toglierci dall'impasto ci vuole l'altra mia seconda invenzione. E dov'è? Per metterci secondo vedrino. Che si chiama mette il secondo vedrino. È semplicissimo. Prendete la gamba destra, la mettete così, 90 gradi, il piede mi va sulla sinistra, braccio destro, braccio sinistro e tac! Mi devo scendere lì? Oh, ma lo faccio subito! Bello! Oh! Ma ci sta comodi qui! Beato te! Guarda, sembra quasi di avere un cuscino sotto a sedere. Ah, per me quali sono le tue morroide infiammate. Ce l'ho, eh? Oh. Mi vedete adesso? Anch'io da di qua vedo una roba. No, è bellissimo, eh? Stia, che dovessi mai cadere. Stia, che se parte che divento pappa, una messa da quel balcone gliela voglio dire anch'io. Adesso non avete più scuse, eh? Oh, 5, 6, 7, 8. Oh, che diletto, mi ingombri il petto. Oh, cosa c'è? Adesso non mi vedono a me, però. Che piatto, c'ho anche mal di schiena. Se non vuoi darmi il tuo pacchio, ti becco mio bel sciol. Facciamo una roba, chiedete le cazzate, facciamo una roba, facciamo una roba, facciamo una roba, aspetta un attimo, scusa, cercate questa, no, che ci vuole lo zoom, dai, va bene, allora, con le bene, allora, signori, entriamo nel vivo del spettacolo, in quanto dietro di me c'è con in mano le sue tre palle, tre, e qui, cosa guardi? Direttamente da Bagnacavallo, il Paggio, che il pubblico accoglieva con uno scroscio di mani, dove? Cioè voi venite alla Rock di Brigigella per applaudire il primo che vi fa girare le palle? Lui l'ha anche votato che fa girare le palle. No, loro applaudono al fatto che io sto facendo girare 7 palle, non le vedi? 7 palle? A me mi sembrano 3. Sembrano 3 perché girano veloci, ma sono 7. Ma pensi di avere a che fare con un pubblico di idioti? Guardali uno per uno in faccia. No, ma vamo là, loro sono presentato come il grande giocoliere. Se vuoi che diventino scelte. No, aggiungi questo. No, togli questo. Metti l'altro. Adesso! Non avete visto ancora niente, eh? Dicevo, guarda qua che roba. Guarda che numero. Guarda che precisione. Guarda che abilità. Guarda che cortesia. Guarda che convenienza. Cosa stavi guardando te? Ah, sei un uomo del terzo millennio, e due cose tra le gambe non mi sono sfuggite. È invidioso, là. E anche te che ti ho presentato come il più grande giocoliere. Certo. Prova di metterci un po'. No, che mi cascano! Giocare con non mi sono riscaldato ancora. Dai. No, che mi cascano i bambini! Sentite anche voi? C'è odore di cagotto qui, eh? Cagotto. Avrei bisogno di un cuscino, perché... Non mi ricordo bene perché dovevano andare una di qua. No, è semplicissimo qua. Questa di qua va di là, quella di là, di là. Di qua, questa di qua, che sembrava andare di là, in realtà rimane di qua. Chiaro? Chiaro? Sì. Chiaro, signora? Vuole provare lei? Vuole provare una sola? Non vibra però, insomma. Quale va? Dipende come sei abituato. Anche per così delle volte. Dipende qual è il ballo, capito? Se hai il ballo largo. Ripeti un attimo che non ho capito bene. È semplice, bene. Questa di qua viene di qua, quella di là va di là, quella di qua che sta di qua in realtà rimane di là, chiaro? No. Va dai, dai te lo faccio vedere. Vai. State ben attenti, sì. Tutti. Questa di qua va di là, quella qua, di là viene di qua. Ecco, di là. Questa di qua prende poggia e va qua, di là, quella di là prende poggia e viene di qua. Qua questa di qua brilla e va di là, poi quella dopo. Di là prende brilla e viene di qua. Questa di qua bomba e va di là. Dalla libero! Questa qui, cosa fa? Riconoscissimo questa? Bello! Ce n'erano ancora o sono finite qui? Ce n'era una, quella più insidiosa, sì? Capito? Che faceva così, prendeva di qua, andava di là ma in realtà poi ritornava di qua. Ma se doveva tornare di qua, poteva stare...
Scusate un attimo, perché mi aggancio con questo. Ecco, è questo che mi chiede. E se ce li togliessimo? Sì, aspetta, Lei stia qui. Lo tenga un attimo, Ecco, perché là di dietro voi non sapete quanto roba si impiglia. Pia! Dai, dai, piccolino con la spadina. Vieni qua, io peso 100 kg, dai. Ti faccio... Attento che quella spada la usiamo come spiedo, Ho capito come funziona, Hai capito? Sì. Verifichiamo subito. Cioè? Ti interrogo. Sono pronto. Guarda. Voi state filmando tutto così? Bastardo. Foto al Parlamento italiano, dai. Sono solo quattro perché due grillini si sono buttati fuori, sono andati nel mito. Comunque voi invece continuate pure, Bello, ho capito, vai in terra, mission pronto. Allora, se questa di qua va di là, quella di là viene di qua. Di là, quale ci va? Quella di là. Sbagliato, questa di qua. Mi sembrava. Perché invece se quella di là viene di qua, questa di qua va di là. Di qua, quale ci va? Sempre quella di là. No, sbagliato, questa di qua. Ecco, mi sembrava. Anche perché se quella di là viene di qua, sì, qua va di là. Viene un po' di qua e poi va di là. È ovvio che così facendo, no? Una prende qua, schierma via. Bello, credo di aver capito come funziona questo trucchetto, Bene, sono contento. Adesso vi stupirò con un numero incredibile, mi scaldo 10 minuti poi vi lasciamo andare. 10 minuti? Ma questi qui devono andare a cena. Ma che è cena? Devi spiegarti, fatti in là che ci penso io. Vai. Aspetta, Vai che ci penso io. Aspetta, Cosa fatti in là che ci penso io. Ho detto, invece. Fatti in là che ci penso io, scusa. Ho detto che ci penso io. Allora, ascolta. Facciamo così. Facciamo come tutti quei 35 coglioni del governo Letta, cioè? Insieme. Ah, sì, destra e sinistra. Qui un applauso di nessuno. Li hanno votati, quindi. Bello. Dimmi qua. No, scusi, che mi era rimasta la curiosità da prima. Cioè? Bianche! Bianche! Ah. Scusate, che c'è un po' di mal di schiena, vado giù lentamente. Scusatelo, 800 anni ci fanno sentire. Va bene, allora facciamo così, questo era solo un breve assaggio dello spettacolo che faremo stasera. E lo spettacolo di stasera non sarà presente lui tra il pubblico perché lo troverete di sotto. Assieme a Totò, di Girarrosa. Per cui ora noi vi lasciamo andare nel passeggio, però...